Cosa resterà di lui? Se lo sarà chiesto anche in quegli ultimi 5 giorni al Residence Le Rose di Rimini, anche sulla sua morte ci sono tante ombre, l'ho detto all'inizio. Marco aveva un tratto che segnava il suo carattere nel profondo, ereditato dal nonno Sotero, quello di comportarsi con dignità in ogni circostanza. Ma non fraintendetemi, vi prego, non fraintendetemi, non era né un santo né un rivoluzionario, era soltanto un ragazzo con dei principi, orgoglioso e malinconico. Un ribelle, questo sì, qualcuno che non ci stava a fare la pedina di un gioco ipocrita del potere e che, non potendo distruggere i suoi persecutori, ha finito col distruggere se stesso. Una vita così avrebbe potuto inventarla Jack London, e invece no, quella vita non l'aveva inventata uno scrittore. E forse quello che è veramente accaduto a Madonna di Campiglio, quel qualcosa di mai accaduto nella storia dello sport italiano, salterà fuori tra 20 anni. In Italia siamo specialisti nell'occultare, e ve lo dico da straniero. Apro un'ultima parentesi. Il dottor Fortuny, quello che si era portato a casa il cuore di Marco, fece uscire la perizia relativa all'autopsia di Marco Pantani. In essa si affermava la perfetta integrità del suo midollo osseo. Cosa c'entra, direte voi? In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Fortuny disse: «Pensavo di trovare un midollo osseo scassato, invece il contrario, era assolutamente normale. Vuol dire che tutto questo uso di EPO Pantani non l'ha fatto, altrimenti i danni sarebbero stati evidenti. Pantani era quello che era, non perché pompato dalla scienza medica, ma perché era un campione, su questo non ci piove, era il migliore. E se questo può restituirgli l'onore che lui stesso credeva di aver perduto, sono contento». Parole chiarissime, non vi pare? Un fatto acclarato su base scientifica, non vi sembra? Ma attorno a quell'intervista non ci fu alcun clamore mediatico. Nessun giornale riprese la notizia, nessuna televisione ne parlò. The rest is silence. Fine della parentesi.